Ciao a tutti, cominciamo con la ricetta e inseriamo tutti gli ingredienti che servono per l'impasto nella planetaria, quindi farina, zucchero, latte, acqua, burro fuso e lievito e sale. Facendo attenzione ovviamente a non mettere proprio il sale direttamente sul lievito, mettete magari il lievito da una parte e il sale dall'altra. Cominciamo a impastare con la foglia, ma se preferite potete cominciare anche direttamente con il gancio, solo che magari servirà qualche minuto in più. Amalgamiamo gli ingredienti. Quando vediamo che l'impasto comincia, ecco, ad avere questa consistenza, possiamo inserire il gancio nella planetaria e impastare per circa 7-8 minuti. Vedete, dopo 8 minuti l'impasto ha questo aspetto, è liscio e omogeneo, ha pulito tutte le pareti della ciotola ed è molto morbido. Lo mettiamo sul piano di lavoro adesso e facciamo qualche piega per lisciare ulteriormente la superficie e dargli una forma tondeggiante. Poi lo mettiamo a lievitare per circa un'ora e mezza in una ciotola coperta con la pellicola. Io lo metto sempre nel forno spento con la luce accesa. Nel frattempo ci prepariamo il nostro quadrato di carta forno dove inseriremo il burro, quindi su un foglio di carta forno disegniamo un quadrato di 15 cm per lato, giriamo in modo che la parte scritta non sia a contatto con il burro successivamente, pieghiamo in corrispondenza delle linee in modo da chiudere il nostro quadrato. Mettete il burro, io preferisco tagliarlo direttamente a fettine più o meno uguali, in modo che sia più semplice poi distribuirlo bene nella carta da forno. Chiudete una parte, due lati, senza chiudere le due estremità opposte, in modo da far uscire l'aria che si crea all'interno. Una volta che è uscita l'aria, poi potete chiudere anche le altre due estremità e sigillare bene finché non otterrete un quadrato abbastanza preciso. Una volta che abbiamo il nostro quadrato lo mettiamo in frigorifero fino al momento di utilizzarlo. Io lo faccio sempre quando faccio il primo impasto che poi deve stare una notte in frigorifero, quindi anche il burro lo faccio riposare per una notte. E qui abbiamo il nostro impasto dopo circa 1 ora e 30 minuti. Vedete com'è molto morbido, è lievitato. E lo rovesciamo sul piano di lavoro. Cercate di non aggiungere farina perché vedrete che non serve in questa fase. Magari in fase di sfogliatura qualche passaggio la richiederà un pochino, però adesso non serve assolutamente aggiungerne. Diamogli una forma più squadrata con le mani e poi con il mattarello ci creiamo un rettangolo di 30 cm di lunghezza, anche 32-33 cm va bene, per 15 di larghezza. Per la buona riuscita di questa ricetta è necessario avere un metro, più siete precise, più il risultato finale sarà soddisfacente, quindi munitevi di metro e tenetevelo lì a portata di mano per ogni passaggio, perché la precisione è molto importante. Ogni tanto con le mani fate questo movimento sui laterali in modo da mantenere sempre una forma abbastanza rettangolare e precisa. E questa forma poi ci aiuterà, più siamo precisi e più sarà più facile il passaggio della sfogliatura. Una volta ottenuto il rettangolo 30x15, lo mettiamo su una teglia, un tagliere, scusate, rivestito con carta da forno, lo copriamo con la pellicola e lo facciamo riposare in frigorifero per tutta la notte. Se non avete tempo e dovete saltare questo passaggio, lo potete mettere direttamente in congelatore per 20 minuti e poi proseguire con la ricetta.
abbiamo il nostro impasto che ha riposato in frigorifero tutta la notte. La cosa importante adesso è controllare le dimensioni perché comunque la pasta tende un pochino a ritirarsi, quindi ripristinate il vostro rettangolo 30x15 e poi siete pronti per incassare il burro. Quindi a questo punto mettiamo il nostro quadrato di burro al centro del nostro rettangolo, così, e adesso dobbiamo portare le due parti esterne verso il centro. Cerchiamo di non incorporare aria tra il burro e l'impasto, schiacciamo per far aderire bene, manteniamo gli angoli squadrati. Poi ruotiamo l'impasto di 90 gradi e uniamo le due parti, allungate un pochino senza esagerare, però altrimenti poi in fase di sfogliatura potrà uscire il burro da questa parte di impasto che risulta più sottile. Picchiettiamo con il mattarello per distribuire bene il burro all'interno. Cercate sempre di usare, quando usate il mattarello, di non usare la parte che va a contatto con l'impasto, perché le nostre mani sono calde, quindi riscaldano il mattarello se è caldo poi riscalda l'impasto. Quindi lavorate sempre con le estremità che non toccano l'impasto. Schiacciate bene. Fate scivolare il mattarello senza stressare troppo l'impasto, altrimenti c'è il rischio che si strappi in qualche punto. Ogni tanto sollevatelo per essere certi che non si stia attaccando alla superficie e formiamo un rettangolo lungo 60 cm per 20. Anche qui la precisione vi ricordo che è molto importante. Adesso rifiliamo un pochino i bordi, sia da una parte che dall'altra. Manteniamo sempre gli angoli abbastanza squadrati. Pieghiamo un quarto dell'impasto della nostra sfoglia di 60 cm verso il centro. Schiacciamo bene in modo da togliere tutta l'aria all'interno e poi ripieghiamo i restanti tre quarti verso il centro fino a far combaciare le due estremità, come abbiamo fatto prima. Adesso ripieghiamo l'impasto a metà e facciamo, questo si chiama il giro doppio. Le double tour, come dicono in Francia. Così abbiamo il nostro giro doppio. Ruotiamo l'impasto in modo da avere le aperture alla nostra destra e schiacciamo con il mattarello per allungare un pochino il nostro rettangolo. Così poi ci sarà più facile lavorarlo nella fase successiva. Dopo averlo un pochino allungato, scusate la voce ma non mi sento molto bene, cosa che non mi piace affatto, lo rimettiamo nella nostra teglia coperta da carta da forno e lo facciamo riposare in congelatore per 15 minuti circa, 10-15 minuti, sempre coperto con la pellicola trasparente che mi raccomando deve andare proprio sotto gli angoli, sotto i bordi in modo che non ci siano parti scoperte, altrimenti si secca. Dopo il riposo in congelatore ci riprendiamo il nostro bel rettangolino, sempre con le aperture alla nostra destra, e cominciamo ad allungarlo fino a ottenere come prima una sfoglia lunga 60 cm e larga 20. Una volta che abbiamo ottenuto la nostra sfoglia di 60x20, rifiliamo i bordi tagliandoli con un coltello in modo da mantenere sempre la forma rettangolare e facciamo il giro semplice. Quindi prendiamo un terzo dell'impasto, ecco, prendiamo un terzo dell'impasto, lo portiamo verso il centro, schiacciando bene e togliendo sempre l'aria all'interno. Prendiamo l'altro terzo e lo pieghiamo anche questo verso il centro. Schiacciamo bene sempre, ruotiamo di 90 gradi e questo è il giro semplice. Adesso schiacciamo di nuovo un pochino con il mattarello e lo rimettiamo sempre nella nostra teglia coperta con carta da forno in congelatore per 20 minuti.
ho lasciato apposta questo video per farvi vedere che mi era uscito il burro in una parte di impasto. Può succedere perché non abbiamo gli attrezzi di una pasticceria, quindi in quella parte di burro metteteci un pochino di farina e non ci sarà nessun problema. Ci riprendiamo il nostro impasto, picchiettiamo sempre come prima all'inizio per distribuire di nuovo il burro e facilitare poi la stesura e dobbiamo ottenere un rettangolo di 30 cm per 24. Anche qui le dimensioni sono importanti per poi tagliare dei rettangoli perfetti per i nostri panini al cioccolato. Io non li taglio subito, nel senso che qui ho visto che si stava riscaldando troppo l'impasto, allora ho fatto un passaggio di 10 minuti in congelatore e così dovete fare voi, cioè non siate precisi e rigidi nel rispettare le tempistiche che vi danno nelle ricette, ma fidatevi piuttosto di come vedete voi l'impasto e come lo sentite sotto le mani. Se vedete che si sta riscaldando, mettetelo in congelatore e lo fate riposare anche 2 o 3 volte, non è importante numero di riposi, quanto è importante che il burro rimanga ben freddo e non si scaldi. Fatto un altro passaggio perché vedete che mi si stava attaccando al piano di lavoro, segno che il burro cominciava a scaldarsi un po' troppo, quindi l'ho rimesso in congelatore altri 10 minuti. Dopodiché, finalmente prendiamo il nostro bel rettangolo, ripristiniamo sempre le dimensioni, controllatele sempre. Deve essere 30 per 24 centimetri. Lungo 30 e largo 24. Ci rifiliamo i bordi. Qui ho messo un pochino di farina, ecco, in questa fase se vi può aiutare aggiungetela, non c'è nessun problema. Adesso arriva il momento del taglio. Io l'ho messo in questa posizione, ma potete tagliare anche nel verso opposto. L'importante è che tagliate il lato lungo di 30 cm e lo dividete a metà, quindi a 15 cm fate due segni, uno da una parte e uno dall'altro, e tagliate con un coltello in modo da avere due parti uguali. Poi ci prendiamo ogni rettangolo più piccolo che abbiamo formato, qui un po' la prospettiva inganna, e tagliamo ogni 8 cm. Segniamo 8 cm da un lato, 8 dall'altro e poi ci ritagliamo i nostri rettangolini che metteremo in una teglia coperta con carta da forno e faremo riposare per 10 minuti in congelatore prima di formarli. Cerchiamo di ricreare con la cioccolata che abbiamo tagliato una sorta di bastoncino, mettiamolo all'inizio del rettangolo, arrotoliamo la prima parte e schiacciamo bene per far aderire alla base. Mettiamo nuovamente una sorta di bastoncino di cioccolato e arrotoliamo di nuovo fino alla fine dell'impasto, in modo che la chiusura sia sulla parte sotto. Schiacciamo con la mano in modo da sigillare un pochino la chiusura, in modo che non si apra poi il panino cioccolato durante la cottura. Qui vi faccio vedere da un'altra prospettiva. Ho messo già il bastoncino di cioccolato all'interno, arrotolato, poi mettiamo la seconda parte di cioccolato e arrotoliamo di nuovo delicatamente e poi schiacciamo con le mani per appiattire il panino. E questo è il risultato finale. Mettiamolo a lievitare nel forno spento con la luce accesa per circa 2 ore, 2 ore e mezza. A una temperatura di 27 gradi, più o meno in 2 ore sono pronti per essere infornati. Io metto anche una ciotolina con un pochino di acqua calda nel forno per fare in modo che il vapore aiuti la lievitazione. E questi sono i nostri pane au chocolat pronti per essere infornati. Fate la prova della teglia, quando vedete che muovendo la teglia velocemente traballano, vuol dire che sono pronti. Quindi inforniamo in forno preriscaldato a 210 gradi,
Quando inforniamo abbassiamo a 180 e facciamo cuocere per 8 minuti con lo sportello chiuso e per 9 minuti con una pallina di stagnola in modo che sia leggermente aperto per far uscire l'umidità. Quando sono caldi li potete spennellare con uno sciroppo di zucchero fatto con 4 cucchiai di zucchero e 2 cucchiai d'acqua, portate a bollore semplicemente e poi fatto raffreddare e fine, voilà! I nostri panini al cioccolato sono pronti, sono bellissimi. Qui potete vedere tutti i meravigliosi strati di burro e sfoglia e l'interno è perfetto. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, ricordatevi di visitare il sito www.martinamanti.com e provate a farli a casa, mandatevi le vostre foto e un bacione a tutti. Ciao, alla prossima!